Filippo Ragusa, centrocampista del Forza Agro Scifi, una partita questa con la nuova Indipendente oggi in pratica da dimenticare. Sì, è stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, anche perché loro erano abituati a questo campo molto grande, e sono un'ottima squadra e noi abbiamo avuto difficoltà un po' sulle nostre ripartenze, perché ci aggredivano bene a centrocampo ed erano ben compatti. Secondo te in che cosa deve migliorare questo Forza Agro Scifi? Ma diciamo che abbiamo molti infortunati attualmente, e oggi ci mancava Carciotto, ci mancava Paratore, e noi abbiamo delle caratteristiche che possiamo giocarcela con tutte le squadre, però logicamente capitano anche queste partite in cui vai sotto per due episodi, un calcio di rigore abbastanza dubbio e un infortunio del portiere, e poi è difficile recuperare la partita. Secondo te, alla luce di queste prime battute del torneo, è un campionato aperto, ovvero senza nessuna leader, oppure ci sono più leader in questo girone? Secondo me è un campionato abbastanza equilibrato, e ancora non c'è una squadra che ha dimostrato di essere superiore alle altre, e bene o male ci sono squadre che hanno vinto la prima giornata e hanno perso la seconda, come nel nostro caso, e dovrebbe essere un campionato livellato, non come l'anno scorso in cui due squadre hanno fatto un campionato a sé.